Antifurto, c'è un cane legato a una cordicella e una torre. Ci sono decine e decine di indizi. Tutti questi indizi sono stati realizzati e studiati in modo tale da capire esattamente ogni piccolo grafico o segno che fa Leonardo che cosa può essere. Comprendere come la macchina uccello funzionasse con l'obiettivo di replicarlo in forma meccanica. Non più un'automobile, come anch'io da bambino credevo fosse, ma sorprendentemente un robot programmabile, grande, piccolo così. Era uno di quei ragazzini che si occupava più di costruire modellini e di disegnare che andare a giocare a calcio. Diciamo che non potevo giocare a calcio perché mi buttavano il pallone in faccia sugli occhiali. E allora stavo tutto il giorno a divertirmi a giocare con i Lego e costruire cose. Ho scoperto che c'era uno scienziato, uno strano personaggio che si chiamava Leonardo da Vinci che di cose ne aveva fatte tantissime. Ho visto i suoi manoscritti e ho cominciato a incuriosirmi, solo che ho provato a iniziare a leggere questi fascicoli, questi libri che i miei genitori avevano a casa su Leonardo da Vinci, sui libri d'arte, ma mi ricordo con grande amarezza di non essere stato in grado di superare una pagina. Termini incomprensibili, frasi molto lunghe, citazioni di altri autori. Allora in fondo a questi fascicoli ho scoperto che si poteva comprare l'intera opera editoriale in facsimile di Leonardo da Vinci. Ero eccitatissimo, quasi come quando ho comprato il mio primo computer, VIC-20. Ho scoperto che esistevano questi libri, li volevo, ho messo da parte i soldi, mi ricordo ancora 400.000 lire, mi ricordo. Ho chiesto a mio padre di intercedere perché bisognava chiamare una specie di agente, un po' come funziona con l'enciclopedia della Treccani. Alla fine mio padre, quasi sgridandomi, mi diceva che l'agente della giunta gli aveva detto che i libri costavano 40 milioni delle vecchie lire, una cifra incredibilmente alta all'epoca e anche oggi costano sugli 80.000 euro. Saranno stati anche di pelle, libri preziosissimi, tiratura limitata, ma io a 14 anni non avevo la possibilità neanche di sfogliarli questi libri. Ho provato poi a comprare, procurarmi altri libri che trovavo in biblioteca, ma ho scoperto che alla fine le cose di Leonardo si ripetevano sempre uguali. La Mona Lisa, la Gioconda, l'ultima cena, l'elicottero, il carro armato, erano sempre quegli gli argomenti. Invece io mi chiedevo, ma in questi altri decine di volumi grandi come una casa che costano così tanto, cosa ci sarà? Mi è rimasto talmente amaro questo discorso che di non poter neanche, non la questione di capire cos'è Leonardo da Vinci, ma neanche di poter accedere ai manoscritti, che la mia missione di vita, diciamo, in questi anni è stata quella di dare la possibilità ai ragazzi di 14 anni, ma anche meno, almeno dare loro la possibilità almeno di sfogliare i manoscritti e soprattutto di fargli capire come sono le macchine. Quindi ho dedicato poi tutti gli anni di ricerca, di studi per capire come rendere possibile questa divulgazione culturale, non soltanto per una missione, diciamo così, etica, ma anche perché mi interessava. Ho cominciato a scoprire che Leonardo faceva le stesse cose che piacevano a me, inventava macchine da guerra, un po' quello che facevo con il Lego tecnico e il Lego. Insomma, dopo essermi laureato, ho proposto ad alcune aziende, insieme ai miei soci, dei prodotti multimediali interattivi su base Leonardo, come unico scopo per potermi comprare i libri e per poterli studiare. Man mano ho capito che i manoscritti ce n'erano molti di più di quelli che immaginavano e sono sparsi in tutto il mondo. Per poter capire Leonardo da Vinci bisogna studiare tutto il Rinascimento intero e tutto quello che lo circondava. Bisogna studiare la biblioteca di Leonardo da Vinci per capire Leonardo da Vinci. E allora ho scoperto che non esiste solo Leonardo da Vinci, esistono decine di ingegneri. Mi sono procurato anche questi manoscritti che non solo sono costosi, ma sono anche introvabile perché proprio non interessano a nessuno.
i vari trattati di architettura di Francesco Di Giorgio, Taccola e altri ingegneri rinascimentali, anche senesi di Firenze, anche milanesi, alla fine mi hanno dato un quadro completo del Leonardo da Vinci, che non è proprio quello che immaginavo da ragazzino, il genio universale, l'extraterrestre che è in grado di creare tutto. In realtà mi ha dato uno strumento per capire che Leonardo da Vinci è un essere umano come tutti noi. Semplicemente era curioso e studiava molto e riusciva a ottimizzare il suo tempo per creare tutte le cose che gli passavano per la mente. Se accediamo direttamente alla pagina delle macchine ci rendiamo conto che nel codice atlantico ci sono centinaia di macchine, dalla guerra alla difesa, castelli, macchine d'acqua, di tutto. Ci sono dei ponti meravigliosi che funzionano anche questi come se fosse una bilancia. Guardate questo ponte, sembra un ponte moderno, in realtà è stato disegnato da Leonardo 500 anni fa e serviva per poter far transitare persone ma anche far transitare le barche. La cosa meravigliosa è che funziona proprio come una bilancia ed è una perfezione di costruzione simile ai ponti moderni. Ci sono macchine da guerra, vi faccio vedere per esempio la classica, la numero 1. Che cos'è quella specie di rosa che vediamo lì al centro? In realtà dovrebbe essere una specie di circumfolgore navale, perché ha queste due padelle al centro, in modo tale che ruotandola in opposizione questa specie di barca, carro armato acquatico, poteva ruotare su se stessa. Questo permetteva per esempio di poter sparare ai nemici a 360 gradi, ma soprattutto una volta che ho sparato io posso ruotare la barca in modo tale che il cannone si raffredda, io lo posso caricare di nuovo. La cosa curiosa di questa macchina è che Bush, quando ha visitato la nostra mostra a Chicago, si è fermato davanti al codice atlantico e ha giocato proprio con le macchine militari. Almeno abbiamo la speranza che per qualche secondo Bush abbia almeno saputo che esiste una persona che si chiama Leonardo da Vinci che ha disegnato macchine da guerra. Magari avrà il tempo di anche sfogliare le altre macchine, che sono macchine per esempio per fare le corde, macchine per fare il, diciamo così, semplici esperimenti di grafica, robot, compassi. Qualsiasi argomento è trattato da Leonardo. Per ogni macchina che costruiamo e studiamo, realizziamo un software multimediale in modo tale che chiunque possa approfondire a più livelli e capire veramente come funziona la macchina. In questo caso abbiamo a che fare con il robot di Leonardo. Partiamo, ve lo metto in italiano, dal manoscritto principale. In questo caso abbiamo un foglio del codice atlantico 579R, dove ci sono decine e decine di indizi. Tutti questi indizi sono stati realizzati e studiati in modo tale da capire esattamente ogni piccolo grafico e segno che fa Leonardo che cosa può essere. La cosa incredibile è che questo foglio, che sembra apparentemente brutto, nasconde delle macchine, degli orologi, dei tamburi meccanici con una manovella per poter cambiare la melodia, dei innovativi sistemi di armatura che, se avessero adottato, diciamo così, a Milano nel 1500, forse avrebbero anche vinto contro i francesi. Ci sono centinaia di meccanismi meccanici, di studi di orologeria, ma soprattutto si trovano due piccoli indizi, questo e soprattutto la barbuta, che ci fanno pensare che forse Leonardo, come anche in questi altri fogli, avesse pensato a realizzare un robot. Andiamo a vedere che cosa abbiamo scoperto. Insomma, in questi fogli si trovano gli indizi, uno per uno, su meccanismi che possono portare pian piano alla costruzione di un vero e proprio robot. Vediamo come è fatto. Intanto Leonardo fa questo meraviglioso disegno, largo soltanto 2 cm, in un foglio che è il 1021 del codice atlantico. La cosa incredibile è che in questo microscopico appunto, dove ce ne sono altri 50, si trova un femore umano, la sua versione a forma di carrucola e i sistemi a carrucola e corda per poterlo far funzionare. Questa cosa che vedete è la voglia di Leonardo di realizzare la macchina per eccellenza, che è l'essere umano, in qualcosa di meccanico, ovvero lui vuole applicare la meccanica che lui ormai conosce come esperto per trasformare un uomo in un uomo meccanico. Il motivo non doveva essere teatrale, perché se avesse voluto creare un robot per spaventare avrebbe fatto un automa come questo, che è l'automa Settala. Invece ha scelto di fare un robot molto semplice. Perché? In questo foglio di Francesco Di Giorgio vediamo uno dei tanti progetti che Leonardo ha copiato. Ha copiato quasi tutti i progetti migliorandoli, ma questo qui, che è una cosa strana, lui l'ha
non ne ha realizzato una versione, è un antifurto. C'è un cane legato a una cordicella e una torre. Quando il castellano deve abbandonare il castello, lascia questo cane attaccato con una cordicella alla campana, in modo tale che lui suoni la campana e chi vuole attaccare il castello crede che sia abitato. È un antifurto. È probabile che Leonardo abbia pensato a queste macchine robotiche non per fare la guerra, non avrebbero mai funzionato, neanche oggi riusciamo a realizzare dei robot che vadano in guerra. Diciamo che se l'idea era quella di realizzare un pupazzo meccanico, era o per il teatro oppure proprio per metterlo sopra una torre, farla funzionare in questo modo semplicissimo per realizzare forse il primo antifurto della storia o effetto scenico per il castellano. I manoscritti di Leonardo sono tantissimi, qui vedete tutte le interconnessioni tra centinaia di documenti che hanno portato alla realizzazione di questo progetto, anche perché in realtà il robot si porta dietro tantissimi meccanismi interni che sono tutti derivati dalla meccanica vinciana. Per costruirlo non ci siamo inventati i pezzi, siamo andati alla ricerca nei manoscritti di tutti gli elementi che ci possono aiutare per costruire il robot come l'avrebbe fatto veramente Leonardo. Non sappiamo se l'ha realizzato anche perché non aveva tempo, perché doveva andare addirittura anche a dipingere, doveva fare le feste alla corte, e quindi probabilmente questo è uno dei tanti progetti che lui ha solo disegnato e immaginato ma mai realizzato. L'abbiamo realizzato noi per lui, abbiamo realizzato il prototipo in legno che veramente funziona. Se io ruoto la parte centrale del robot, le corde si mettono in funzione e questa armatura si muove proprio a simulare una specie di scimmione che muove le mani. Tutto funziona e Leonardo avrebbe potuto costruirlo per realizzare forse il primo robot della storia. Questi software sono importanti non tanto perché raccontano una storia, perché sono educativi. Questo è il puzzle. Noi invitiamo chiunque, dai bambini agli adulti nelle nostre mostre, a costruire dopo aver capito il robot. Quindi siete voi che dovete, pezzo per pezzo, costruire il robot. Adesso devo cercare il busto interno, a questo punto le braccia artificiali che sono fatte da questi pezzi, le carrucole che sono qua, adesso montiamo le corde che sono qua. In questo modo io man mano sto giocando, mi sto divertendo, ma sto imparando come funziona il meccanismo dall'interno, e se sbaglio si rompe, devo iniziare da capo. Il corpetto e la panziera sono qui. Le gambe in metallo sono qua, le braccia in metallo a questo punto sono, non voglio sbagliare se non si smonta tutto, qui, i guanti sono qua, gli spallacci sono qui, l'elmo, e infine ci vogliono due alabarde che sono disegnate da Leonardo, che sono utilissime per poter tenere le braccia pesantissime in piedi, altrimenti cadrebbe. In questo modo abbiamo noi realizzato il robot. Adesso se poi noi guardiamo il modello realizzato al vero con legno e con le corde, ci rendiamo conto che sappiamo come funziona perché siamo stati noi a averlo costruito, perché questo è il linguaggio della nostra mente, ovvero montare e usare le cose. Molti studiosi di Leonardo si dedicano a descrivere le macchine con tante parole scritte. Lo stesso Leonardo però ci scrive che l'immagine, la figurazione, è molto più potente della parola scritta. È lui stesso un maestro che ci spiega che il disegno è molto più potente di un qualsiasi trattato di filosofia sulle macchine, perché con il disegno, e quindi con la tecnologia moderna, con le animazioni moderne, si può capire come funziona una macchina anche se non si è un ingegnere. Lo stesso Leonardo, così come lui ci dice, usava il massimo della tecnologia a disposizione sua nel 1500, anche noi oggi, se vogliamo comunicare, progettare e fare, dobbiamo usare il massimo della tecnologia moderna, che è questa cosa qui, la grafica computerizzata tridimensionale. I manoscritti li abbiamo tridimensionali all'interno del computer, li possiamo collegare virtualmente tutti tra di loro, possiamo scoprire gli indizi in decimi di secondo, perché io posso richiamare il foglio 41 del manoscritto H in 2 secondi, posso estrapolarne il disegno, lo trasformo tridimensionalmente, ho a disposizione una falegnameria virtuale infinita che mi è data dal computer e dai programmi, gli stessi programmi che usa la Fiat o le altre case di ingegneria per poter realizzare i modelli tridimensionali dell'automobile. Noi li usiamo per costruire virtualmente le macchine di Leonardo. Col computer riusciamo anche ad animarle, capire se funzionano, correggere gli errori, tutto questo in un tempo
di qualche settimana, non mesi o anni come si faceva prima, in cui c'era lo studioso, studiava la macchina, dava il foglio all'ingegnere, l'ingegnere lo ingegnerizzava, poi lo davano all'artigiano, l'artigiano lo costruiva, si scopriva che c'era un errore, erano passati 5 anni e il modello andava a finire in un museo e rimaneva così sbagliato per i prossimi 200 anni. Nelle nostre mostre i ragazzini di addirittura di 3 anni sono più veloci a usare questi strumenti dei genitori perché sono abituati alla PlayStation dei genitori. Io spesso nelle mostre a Chicago e a Tokyo ho visto dei ragazzi di 10 anni imparare velocemente il software e usarlo più velocemente di me che l'ho fatto e poi chiamare i genitori per la prima volta, e questo fa rabbrividire, i genitori che erano magari impegnati a guardare e far finta di aver capito la macchina in legno o aver visto i manoscritti e aver capito cosa c'è dentro, li chiamavano e gli facevano vedere come funzionava, gli spiegavano come funzionava la macchina. C'è un'inversione del modo di comunicare le cose. Questo è il famoso autoritratto di Leonardo da Vinci, presunto autoritratto. Se osserviamo, è sicuramente un disegno di Leonardo perché ci sono proprio dei tratti inconfondibili. Il problema è la perfezione del disegno, la sfumatura, non sono di un Leonardo che ha 60 anni, ma di un Leonardo un po' più giovane. Questo ci porta a dire che questo disegno dovrebbe essere stato disegnato quando Leonardo era più giovane, sicuramente non come appare qui, così vecchio. Allora la domanda è, se lui l'ha disegnato da giovane non poteva essere così vecchio, e comunque se fosse stato così vecchio da disegnare questo autoritratto, non aveva la mano così ferma come ci testimoniano i suoi documenti di quando aveva 60 anni per poter disegnare una cosa del genere. Quindi è probabile che questo disegno sia un bellissimo ritratto di un signore molto anziano, come tanti altri disegni che Leonardo ci ha lasciato. C'è un'altra cosa curiosa, intanto il foglio completo è stato tagliato nei lati perché un formato di questo genere non esisteva e probabilmente è stato tagliato, ma un particolare curioso che ci rende questo disegno diverso da come l'avevamo concepito prima è questo piccolo tratto. Vedete questo piccolo tratto di penna, che non è una sfumatura che invece è realizzata in questo modo. Quel tratto di penna, se lo vediamo dall'intero, proviamo a immaginarlo come la spalla di questa persona. Se noi immaginiamo questo tratto come la spalla, questo che prima era un re, una persona con un aspetto regale, ci sembra un po' più una persona un po' anziana, un po' gobba. Probabilmente Leonardo non si sarebbe disegnato così, ma un po' più, diciamo così, altezzoso e con la barba comunque molto curata. Se vogliamo cercare la vera immagine forse di Leonardo da Vinci, è più attendibile quella del suo ritratto fatto nell'Adorazione dei Magi, dove lui si riprende da giovane. E lì vediamo per esempio che ha il naso abbastanza appuntito come lo disegna poi il Menzi, mentre in questo caso il naso è proprio un naso di una persona che ha il naso un po' a patata e quindi probabilmente non è proprio il suo ritratto. Negli ultimi anni mi sono occupato interamente di un progetto legato al volo di Leonardo e in particolare a un'opera importantissima che ci ha lasciato, che si chiama Codice del Volo, Codice sul Volo degli Uccelli, che è un quaderno di appunti che Leonardo scrisse intorno al 1505 sulle colline toscane. Lo possiamo immaginare seduto dietro un cespuglio all'ombra di un albero e osservare gli uccelli volare. Quello del volo è quasi un'ossessione per Leonardo, lo dichiara lui stesso con le sue proprie parole, che questo del volo, questo della macchina volante, deve essere proprio un lavoro, una sorta di missione per la sua vita. Ma il codice del volo, che è un piccolo quaderno, sono solo 18 fogli, è qualcosa di particolare, perché non è solo un'analisi degli uccelli, è proprio un compendio, diremmo oggi, di idee, il massimo livello dello studio del volo che Leonardo ha raggiunto. E c'è un grosso paradosso in questo quaderno. Abituati a vedere i disegni di Leonardo delle macchine volanti che incontriamo in qualsiasi libro di storia dell'aviazione o di storia dell'aeronautica, nel codice del volo capita di non trovare neanche un disegno di una macchina volante per intero, ma è possibile incontrare il progetto più avanzato di macchina volante mai progettato da Leonardo.
tutto il corpo del pilota era impegnato nella guida della macchina volante, non solo le gambe e le piedi, ma anche il busto. Leonardo descrive bene al foglio 5 recto, ad esempio, che l'uomo deve essere libero dalla vita in su, cioè da questa zona in su, per poter rispondere alle sollecitudini del vento. Ad esempio, questa è la coda che Leonardo non disegna esplicitamente nel codice, ma che conosceva bene, e Leonardo conosceva bene la funzione della coda. Il pilota poteva governare la coda piegandola, svergolandola, si dice tecnicamente, e quindi potendo navigare teoricamente nell'aria. Una delle cose che mi spinge a continuare a lavorare anche durante la notte è l'emozione che porta una scoperta di un nuovo meccanismo o una risposta a un enigma. Leonardo non disegnava su un unico foglio o su un manoscritto, ma distribuiva le sue idee su vari fogli e su vari manoscritti, nel tempo e nello spazio. La cosa incredibile è che a volte si trovano degli indizi non solo in altri fogli, ma in altri fogli scritti in tempi diversi. Si parte dal manoscritto, si cerca di capire in che anno è stato fatto, in che anno Leonardo ha disegnato tramite i testi oppure tramite la sua grafia che cambia di anno in anno. Si vanno a cercare tutti quei documenti o manoscritti che lui ha scritto in quell'epoca e io praticamente mi sfoglio 6.000 manoscritti velocemente, ormai li conosco un po' a memoria, quindi adesso vado veloce, all'inizio era una cosa molto lenta, e vado a vedere se c'è qualcosa di simile. È bellissimo scoprire che per una macchina volante che magari non funziona bene perché il meccanismo non funziona molto bene, scoprire che in un altro manoscritto, fatto magari dopo qualche anno, Leonardo si ricorda della sua macchina e descrive meglio quel meccanismo o addirittura una macchina per costruire un pezzo che gli servirebbe per quella macchina. Praticamente è un viaggio nel tempo e nello spazio nella mente di Leonardo. In queste specie di 6.000 manoscritti è come se fosse una specie di matrice, come internet, una specie di struttura multimediale ipertestuale, per cui non solo ci si muove nello spazio sul foglio, in alto, a destra e a sinistra, anche perché non si va dall'alto verso il basso, ma Leonardo disegna in ogni direzione e a volte bisogna anche girare i fogli per trovare degli indizi scritti in un modo diverso. Quindi non solo un viaggio nello spazio, ma un viaggio nel tempo, alla ricerca di quel meccanismo che Leonardo magari ha disegnato dopo, che gli serviva per risolvere il problema precedente. Ci sono alcuni codici, come il codice Madrid e altri manuali, che sono una specie, proprio una chiave d'accesso a svelare il meccanismo che c'è in un'altra macchina. Il codice Madrid 1 è talmente un trattato di meccanica perfetto che ci manca solo l'elettronica, ma esclusa l'elettronica, con quel trattato si possono costruire qualsiasi meccanismo, anche moderno. Quindi una macchina volante, una macchina da guerra che ha delle difficoltà oggettive a essere costruita se si guarda solo quel disegno di quel particolare foglio del codice atlantico, se noi prendiamo il manuale, diciamo così, il manuale dell'architetto, il manuale dell'ingegnere che ha fatto Leonardo nei vari codici, per esempio il codice Madrid 1 è un perfetto manuale ingegneristico, all'interno di questo manuale si trovano le risposte per far funzionare dei giunti o dei meccanismi che poi applicati alla macchina principale la fanno funzionare. Siccome è lo stesso Leonardo che parla con se stesso in vari anni della sua vita e praticamente non facciamo un errore nell'applicare le sue macchine alle altre macchine e mischiare i meccanismi in modo tale che le sue macchine funzionino veramente, anche perché i meccanismi lui ce li ha dentro se stesso, li conosce. Già a 35 anni era in grado di capire la meccanica come il migliore ingegnere rinascimentale. Siamo noi che abbiamo difficoltà oggi a comprendere una mente come quella di Leonardo, perché oggi il pensiero moderno è quello di frazionare come si fa all'università. Ognuno studia un settore, la medicina, la meccanica. La fortuna di Leonardo forse è stata quella di vivere nel 1500 e in un'epoca in cui il sapere poteva essere ancora chiuso in un'unica mente. Questo gli ha dato la possibilità di scoprire tutto e di capire tutto osservando tutto. Per lui la natura era, la meccanica era la stessa cosa, l'arte, la meccanica, l'architettura, l'ingegneria, l'anatomia, la botanica, era tutto un unico argomento perché era la natura, quella che lui osservava ogni giorno. È bellissimo vedere quando lui fa un disegno in un progetto meccanico, si stanca, gli viene in mente qualcos'altro e graficamente quel disegno diventa un albero. Oppure in alto a sinistra trova una ricetta per una fialetta puzzolente. Leonardo era uno che sbagliava molto spesso, non era un extraterrestre, era una persona che era in grado di sbagliare, ma soprattutto di capire i propri errori
capire che a un certo punto, anche se aveva 40 anni, doveva imparare il latino perché gli serviva per decifrare un testo che gli serviva per scoprire un'altra cosa su un suo esperimento. Quindi non si spaventava di fronte, per esempio, alla matematica. I calcoli, ci sono alcuni calcoli e alcuni disegni di Leonardo sbagliati, delle semplici operazioni aritmetiche. È strano vedere un genio come quello che noi consideriamo Leonardo sbagliare delle cose banali di matematica. Lo stesso Leonardo a Milano si rende conto che non è bravissimo in matematica e va a studiare da Pacioli. Pacioli era un frate matematico milanese che insieme a Leonardo ha portato avanti alcuni testi importanti tipo la Divina Proporzione. Leonardo faceva i disegni per Pacioli e Pacioli è quello che ha insegnato la matematica e la geometria a Leonardo. Questo è fondamentale perché noi oggi, raggiunti 30-40 anni, crediamo di sapere talmente tutto del mondo che mai oseremmo pensare che non siamo in grado di sapere le cose e dobbiamo di nuovo andare a scuola. Leonardo è uno che è andato a scuola fino a quando è morto. A scuola nel senso che osservava, si faceva spiegare, anche se le sapeva le cose andava a cercare nuove spiegazioni e andava a chiedere a Pacioli e ad altre persone di tradurgli un testo se lui non era capace di tradurlo. L'opera di Leonardo oggi il mondo è assolutamente parcellizzata e frammentata, non esiste nessun luogo al mondo dove oggi sia possibile vedere Leonardo nel suo insieme, l'opera omnia di Leonardo. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di questo museo al quale vogliamo dare vita, sarà l'unico luogo al mondo dove io potrò conoscere Leonardo artista e Leonardo scienziato e lo potrò fare in profondità grazie all'impiego delle tecnologie e delle metodologie che già oggi noi usiamo. Questo progetto è anche un progetto internazionale perché prevede di partire da Milano ma di creare altre due sedi, una in Asia e una nelle Americhe, per creare poi un circolo virtuoso di scambio di tecnologie, di studenti, di informazioni. La bellezza di studiare le macchine della Da Vinci è che anche se io uso il computer dalla mattina alla sera, a un certo punto, finito il progetto, che si visualizza magicamente tridimensionalmente sul computer, che è meraviglioso, è affascinante, possiamo mettere i materiali, fare animazione, viene la voglia di costruirlo veramente e lì è reale, funzionante. A quel punto dal computer ricavo i disegni tecnici che mi permettono di costruire la macchina velocemente. È bello proprio toccare il legno e pensare di essere Leonardo da Vinci, cosa voleva dire costruire quella macchina. Oggi finalmente, tra le tante cose che mi rendono contento, sono riuscito a comprare su eBay però il codice tattico della Giunti, quello famoso che ho sempre voluto comprare, e sono contento, però non mi serve più perché ormai lo conosco a memoria.